Buongiorno, buongiorno, buona mattina, buona mattinata libera. Buona mattinata libera a chi oggi non è al lavoro e buona giornata a tutti quelli che si riposeranno domani e magari lunedì per turno. Taccio per pudore su chi, facendo il mestiere di madre, non ha mai, dico mai, un secondo libero nella vita, ma è naturale, oltre che bello. Oggi sabato, vediamo un po', si potrebbe risparmiare qualche fatica in cucina, a meno che la soddisfazione maggiore per molte di voi non sia quella di riunire domani tutti i componenti della famiglia, anche quelli che vivono fuori, e che vogliate fare tutto da sole. Si sa come succede, anche se ormai i sistemi per risparmiare un pochino di fatica ci sono: le rosticerie, i precotti, farsi dare una mano, sì, questo è già più difficilino. D'altronde c'è pure chi, anche se è portata alle riunioni familiari, non è molto portata ai fornelli, oppure di fornelli non ne può più e non ha voglia di star lì anche alla domenica a fare quello che ha fatto tutta la santa settimana. Con questo non è detto che si debba infischiarcene completamente delle minime regole per una buona alimentazione, come arrivò a fare la mamma di un mio amico che a un certo punto già non era proprio nata per i fornelli, era talmente stufa di cucinare che alla domenica cominciò a portare a tavola pane e torrone, polenta e croccante, carciofi e meringhe, e nessuno fiatava.